C. Il cammino delle campane visto da Natale Giusti. Per quanto riguarda la rubrica A tutta C, questa settimana giocavano, praticamente erano di scena Juve Stabia, Casertana e Paganese, mentre praticamente sostanzialmente riposava la Cavese in questo turno. Diciamo subito che è stato un turno nel quale purtroppo si è avuta per le squadre campane la sola grande vittoria della Juve Stabia, di cui parleremo fra poco, mentre hanno perso rispettivamente sia la Casertana per 2-1 a Bisceglie e poi ha perso anche la Paganese, che purtroppo nelle prime due giornate di campionato ha incassato uno score di 7 gol al passivo. Infatti dopo il 4-1 casalingo contro il Rende, la Paganese ha perso di nuovo anche contro anche in questa giornata in quel di Siracusa. Ma procediamo con ordine, analizziamo prima di tutto la vittoria della Juve Stabia, che ha battuto per 4-0 il Potenza, una vittoria schiacciante e travolgente delle Vespe allenate da Fabio Caserta, che confermano il loro ruolo di leadership e assolutamente di primo piano, che sicuramente recideranno in questo campionato di Serie C Girone C 2018-2019. La Juve Stabia andava in vantaggio dopo circa 20 minuti di gioco con un bel gol di Fabrizio Melara, che addomesticava una palla e faceva partire dal limite dell'area un bel tiro di destro che andava a insaccarsi alla destra di Ioima, il portiere del Potenza. Subito dopo c'è stata una reazione abbastanza... Il primo tempo è scivolato via con un controllo ottimo della partita da parte della Juve Stabia, che comunque ha continuato a far diciamo fioccare occasioni da rete. Nel secondo tempo, nel primo quarto d'ora della ripresa, c'è stata una reazione abbastanza veemente del Potenza, tra l'altro in un'azione, un retropassaggio molto pericoloso del centrocampista Calò della Juve Stabia a Branduani, per poco non ne approfittava il Potenza per siglare appunto il gol del pareggio. Tuttavia, passato questa reazione, che è durata più che altro una quindicina di minuti, l'inizio diciamo solo il primo quarto d'ora del secondo tempo, la Juve Stabia ha ripreso le redini della partita in mano e l'ha chiusa con un grande Mezzavilla, veramente trascinatore nel secondo tempo. Mezzavilla con un assist di tacco ha ispirato il gol di Carlini per il 2-0 della Juve Stabia. Poi c'è stato lo stesso Mezzavilla, si è procurato un calcio di rigore purtroppo fallito da Paponi, che si è fatto parare da Ioime questo rigore, che poteva significare il 3-0 per la Juve Stabia, 3-0 per la Juve Stabia, che comunque arrivava di lì a poco, ancora con lo stesso brasiliano Mezzavilla a ispirare l'azione. Su un angolo battuto dalla destra, Mezzavilla appunto svettava di testa e forniva un assist delizioso al difensore Allievi, che non aveva difficoltà a mettere dentro di piatto destro appunto per i gol del 3-0 della Juve Stabia a un quarto d'ora dalla fine della partita stessa. Nel finale arrivava anche il 4-0 finale, il pokerissimo della Juve Stabia, veramente travolgente in questa partita. Il gol veniva segnato da El Wasni, un nome su cui vi abbiamo già avvertito nelle puntate precedenti della nostra rubrica. È un nome di cui sentirete parlare, perché è un ragazzo veramente forte, un vero centravanti che forse pochi conoscono, perché negli anni precedenti ha giocato in interregionale nell'Ercolanese, era il centravanti dell'Ercolanese, tra l'altro l'anno scorso capocannoniere del girone che prevedeva appunto la partecipazione dell'Ercolanese in interregionale. El Wasni sfruttava ancora una volta pochi minuti a Siracusa, pochi minuti con il Potenza, ma El Wasni è il bomber della Juve Stabia con due reti. Il secondo gol siglato, appunto, c'è stato prima un tiro di Roberto subentrato nel finale, sulla palla si avventava El Wasni, che siglava praticamente il 4-0 meritatissimo per la Juve Stabia. La stessa cosa non si può dire per la Casertana, che ancora una volta in maniera abbastanza inopinata perde anche a Bisceglie dopo aver perso anche a Rieti, quindi qualcosa c'è che assolutamente non va nei meccanismi di gioco di Gaetano Fontana, trainer tecnico della Casertana, scusate, quest'anno. La Casertana praticamente andava addirittura in doppio svantaggio a Bisceglie, tra l'altro contro una formazione non di primissimo piano di questo campionato, e riusciva poi a rimediare solo parzialmente soltanto nel finale al 49esimo del secondo tempo con un gol di Floro Flores. Quindi una Casertana che sta tradendo quelle che erano le aspettative iniziali di grande campionato per questa squadra. Casertana che in questo momento ha solo 3 punti in classifica,
classifica dopo aver giocato appunto tre gare, e si è già acceso, diciamo, un campanello di allarme in questa squadra, a conferma del fatto che purtroppo in questo campionato non basta comprare nomi altisonanti anche di categorie superiori, ma c'è bisogno del giusto mix tra giovani ed esperti, e soprattutto c'è bisogno di gente che corra durante i 90 minuti. I campionati in questo torneo non si vincono soltanto con le stelle della Serie B e della Serie A, come aveva pensato di fare la Casertana quest'anno. La Paganese, purtroppo, brutta battuta del resto. Altri tre gol subiti dalla Paganese a Siracusa, gol realizzati da Catania del Siracusa e una doppietta di Vasquez. Una Paganese veramente mai in partita, e tra l'altro battuta da quel Siracusa che era sembrata poca cosa, diciamo, nel turno precedente, quando appunto era stato battuto anche dalla US Abbey in casa per 3-0. La Paganese quindi perde ancora 7 gol subiti in due gare, che sicuramente fanno traballare già la panchina di Fusco, e nel prossimo turno ci sarà Paganese-US Abbia, un match che sicuramente dirà moltissimo sia sulle ambizioni della Paganese di salvezza che su quelle della US Abbia di recitare un ruolo di primissimo piano in questo campionato. In classifica abbiamo la US Abbia al terzo posto a 6 punti, un torneo che è comandato dalla coppia Trapani e Rende a punteggio pieno a 9 punti dopo tre gare. Poi c'è la US Abbia a 6 punti, US Abbia a pari punti con Catanzaro, ma la US Abbia è l'unica delle prime quattro ad aver disputato una gara in meno, quindi potenzialmente la US Abbia sarebbe in testa alla classifica se avesse vinto anche la terza gara disputata. Poi abbiamo la Casertana con soli 3 punti, come abbiamo detto, al pari della stessa Cavese, che ha 3 punti per effetto della gara vinta con la Virtus Francavilla nel precedente turno, e poi la Paganese mestamente a 0 punti, ultima in classifica. Il prossimo turno, che si disputerà praticamente sabato 29 settembre, tra sabato 29 settembre e domenica 30 settembre, allora sabato 29 ci sarà il big match Casertana-Catanzaro, che si disputerà alle ore 18:30, appunto sabato sera, un match che la Casertana dovrà assolutamente vincere, perché altrimenti veramente all'inizio di campionato dei Falchetti sarà stato deficitario, senz'altro. Quindi Casertana-Catanzaro alle ore 18:30, appunto sabato 29 settembre. Nella stessa data si giocherà anche alle ore 14:30 Rieti-Cavese, mentre il giorno dopo ci sarà il derby allo stadio Marcello Toro di Pagani, derby Paganese-US Abbia, domenica 30 settembre alle ore 18:30, derby vietato ai tifosi della US Abbia, che non potranno recarsi, come ormai avviene da anni, a Pagani a causa dei cattivi rapporti praticamente tra le due tifoserie. C'è il divieto di vendita dei biglietti ai residenti a Castellammare, e quindi praticamente US Abbia andrà a Pagani senza il proprio pubblico, e crediamo senza il centrocampista Mastardi, uno dei punti di forza di questa squadra, che si è infortunato dopo pochi minuti appunto dell'ultima gara contro il Potenza, sostituito da Mesavilla, che poi è stato il trascinatore della US Abbia appunto nel secondo tempo con 2 assist e un rigore procurato. È tutto anche per la rubrica a tutta C. L'appuntamento per tutte e tre le rubriche, il commento alla gara del Napoli, Bizzona e a tutta C, è rinviato a lunedì sera, quando parleremo di Juventus-Napoli innanzitutto, ma anche di quello che sarà stato il turno delle squadre campane in Serie B e in Serie C. Un saluto a tutti gli amici di Radio Nuove Frontiere da Natale Giusti di napolisoccer.net.